Ehi, guattai a tutti, ciurma, e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo Q&A. Mi vedete tutta imbacuccata, ragazzi, per dare un pochettino più di aria invernale a questo video, visto che comunque in casa si congela, per cui... E oggi, ragazzi, ci ritroviamo con un nuovo Q&A, perché appunto mi avete lasciato diverse domande sotto l'ultimo Q&A, e di questo vi ringrazio tantissimo, ragazzi, e vi ringrazio perché sotto quell'ultimo video abbiamo superato addirittura i 70 like. Siete una cosa meravigliosa, ragazzi. Quindi, prima di tutto, se volete lasciare nuove domande, volete un nuovo episodio, lasciate un bel like, ragazzi, e un bel commento qua sotto con nuove tante fantastiche domande. Per cui andiamo subito a rispondere. Christian Cerda mi chiede: quale pensi che sia un animale che possa rappresentarti? Interessante domanda. Allora, perché non mi hai chiesto quale animale mi piacerebbe che mi rappresentasse, mi hai chiesto quale penso che potrebbe rappresentarmi. Sinceramente è un po' difficile perché io ho una autostima abbastanza bassa, per cui magari qualsiasi animale a cui penso mi sembra troppo bello per rappresentare me, però magari ti direi un'aquila reale, non dal punto di vista della bellezza, ovviamente, perché non potrei mai raggiungere la bellezza di un'aquila reale, però direi più che altro il lato caratteriale. Quindi le aquile reali sono solitarie, se ne stanno sui cucuzzoli per i fattacci loro, per cui sì, direi che mi rappresenta abbastanza. Ah, una cosa, ragazzi, ovviamente, siccome ne avete lasciate parecchie, non risponderò a tutte, ma soltanto magari a quelle a cui non ho già risposto o che trovo magari un pochettino più interessanti. The Wolf Denton dice: nel tuo ultimo video non avevo ispirazione, ma ora che hai parlato di American Horror Story, una delle mie serie TV preferite, vorrei chiederti delle cose. Puoi ben sapere il modo in cui la serie è stata strutturata, cioè che per ogni stagione cambia la trama, ma non gli attori che interpreteranno i loro personaggi. 1. Quale di questi attori personaggi ti è piaciuto di più? Se parliamo di attori proprio loro, cioè gli attori, quindi non i personaggi di per sé, ho adorato, ragazzi, Jessica Lange, credo che si pronunci così, che sarebbe la signora di una certa età, che comunque mi sa che non è presente in tutte, ma tipo nella prima, nella seconda e nella quarta c'è, e l'ho veramente adorata, ragazzi, è bravissima, un'interpretazione incredibile, e mi piace tantissimo, ragazzi, anche Kathy Bates, che insomma, magari il nome non lo riconoscete, però appena vedete la sua faccia di sicuro ce l'avete presente. Magari vi metterò una foto qui da qualche parte. La adoro come attrice, è veramente incredibile. 2. Quale stagione invece è la tua preferita? Allora, caro The Wolf Denton, devi sapere che io e Rodrigo abbiamo guardato la prima, la seconda, la quarta, perché abbiamo saltato la terza, che se non sbaglio è quella che riguarda le streghe, e poi avevamo iniziato a vedere quella dell'hotel, che però abbiamo abbandonato perché purtroppo non ci è piaciuta tantissimo dai primi episodi che abbiamo visto. Quindi, per quanto riguarda queste altre tre che abbiamo guardato, credo che la mia preferita sia stata quella del Freak Show, quindi dello spettacolo dei mostri. Mi è piaciuta veramente molto, sicuramente molto di più della prima, che l'ho trovata ancora un po' così cos'ha, e la seconda, ambientata nell'ospedale psichiatrico, anche mi è piaciuta molto. Però penso che fra queste tre, quella che mi è piaciuta di più è quella del Freak Show. 3. Dato che avete visto solo le prime quattro, ok, pensate di continuare guardando le restanti tre? Appunto, come ti ho già detto, abbiamo guardato soltanto queste tre che ti ho detto, la prima, la seconda e la quarta, e abbiamo iniziato appunto a guardare la settima, che non abbiamo finito. Per adesso ci siamo spostati magari su altre cose un pochettino più leggere, e chissà, magari in futuro guarderemo anche le altre stagioni. 4. Le avete viste doppiate o con i sottotitoli? Le abbiamo guardate doppiate, anche se magari, sapete, ci sono i fanatici che dicono che certe cose bisogna guardare in lingua originale con i sottotitoli, e magari non hanno neanche tutti i torti, per cui probabilmente magari viste in lingua originale danno un altro effetto. Però devo dire che i doppiatori sono stati veramente molto bravi. Poi un paio di voi, ragazzi, mi hanno parlato di un gioco che si chiama Oxenfree, che non ho la minima idea di che cosa sia, e entrambi appunto mi avete chiesto se lo proverò mai. Magari gli do uno sguardo e che ne so. Vedremo. Ecco qua Crazen, che arriva anche lui con un paio di domande, che mi dice: ma ciao Joe, che sei sempre troppo carina e finalmente stanno crescendo i capelli. Grazie comunque. Le mie domande sono: 1. Hai tre desideri da poter esprimere. Puoi avere e fare qualsiasi cosa senza limiti, anche desiderare di avere desideri infiniti. Cosa vorresti e perché? Domanda molto interessante. Per quanto riguarda avere desideri infiniti, non lo so, perché magari esprimendo il desiderio giusto puoi aggiustarti per tutta la vita, tra virgolette, non avere bisogno di desideri infiniti, appunto. Quindi credo, ragazzi, che chiunque, una delle prime cose che chiederebbe è tipo:
tipo essere in salute per tutta la vita, non avere problemi di salute eccetera, cosa che non so se si potrebbe desiderare effettivamente. Dopodiché credo che chiunque, ragazzi, anche chiederebbe magari tipo un conto in banca infinito per non avere pensieri più che altro, o non per essere ricchi a sbafo. Se appunto chiedessi di avere un conto in banca infinito è più che altro, ragazzi, per stare tranquilli, perché comunque nella mia vita la situazione economica della mia famiglia, la mia situazione economica attuale non è mai stata totalmente tranquilla, per cui credo che magari venendo da una situazione economica simile, una delle prime cose che chiederei, uno dei tre desideri che esprimerei sarebbe appunto di avere un conto in banca infinito. E poi il terzo e l'ultimo desiderio, visto che non chiederei di avere desideri infiniti, non lo so, il terzo desiderio lo lascio in sospeso. 2. Se dovessi scegliere tra un lavoro ben pagato ma molto stressante mentalmente e fisicamente e uno pagato meno, il minimo diciamo, ma il tuo lavoro preferito o quasi, cosa sceglieresti e perché? Fra le due cose penso, ragazzi, sì, che per assurdo magari sceglierei il lavoro pagato di meno, se si trattasse comunque del lavoro che desidero da sempre di fare, credo che sceglierei quello, perché c'è un detto, se non sbaglio, che dice che se fai il lavoro che ti piace non lavorerai un giorno nella tua vita. Non so se rendo l'idea, perché ovviamente, ragazzi, se ti piace il lavoro che stai facendo non ti pesa farlo e quindi non lo vedi praticamente come un lavoro. Questa credo che sia una cosa fondamentale per quanto riguarda il lavoro, però ovviamente tipo nel 95% dei casi, nel 90% dei casi, non sempre si fa il lavoro che si sogna da sempre di fare o che magari ti piace veramente fare. Quindi penso che fra le due cose sì, sceglierei il lavoro pagato meno ma che mi piace fare. Arriva Vicedivo che ha ancora ben 3 domande per me quest'oggi. 1. Da 5 mesi il tuo secondo canale che gestisci assieme a Rodrigo Quarto, Felici e Contenti, è inattivo. Come mai? Chiedo per curiosità. Come dicevo ieri sera in live, ragazzi, e in questo periodo, comunque da un po' di tempo a questa parte, hanno cominciato a uscire altre cose a cui pensare e quindi magari quando abbiamo del tempo libero non ci mettiamo lì a pensare a che video fare eccetera, quindi è per questo magari che non impieghiamo più una parte del nostro tempo per dedicarci a Felici e Contenti, anche se effettivamente ci dispiace. 2. Delle nuove esclusive Sony ce n'è qualcuna alla quale sei interessata? Per esempio, io aspetto con trepidazione il nuovo God of War. Penso anche io che una esclusiva Sony che aspetto tantissimo è appunto God of War. Poi stavo pensando a Red Dead Redemption, ma non è appunto un'esclusiva, quindi lasciamo perdere. Se non sbaglio, anche Detroit Become Human della Quantic Dream sarà un'esclusiva. Non vorrei aver detto una cagata, ma se così dovesse essere, allora ci metto anche quello. Terza e ultima domanda. Cosa ne pensi delle console wars? Come sempre, ragazzi, quando le persone si mettono a litigare su cose che sono gusti prettamente personali, a me girano abbastanza le scatole e a volte mi ci metto anche a ridere, perché è una cosa veramente inutile, secondo me, stare lì a litigare, a dire no, questo è meglio, no, questo è meglio, perché magari si sta parlando di cose che sono molto simili e veramente inutile, ragazzi, anche solo vedete starne a parlare così mi sembra una cosa veramente ridicola. Arriva Stefano Potter che mi fa anche lui 3 domande e mi chiede: qual è stato il tuo primissimo o uno dei primissimi videogiochi che hai giocato? Non mi scorderò mai, ragazzi, che penso il primo gioko in assoluto sia stato Battle Arena Toshinden per PS1, che me l'aveva regalato mio cugino. Poi vabbè, è arrivato tipo Hercules, se non sbaglio è stato uno dei primi per PS1 sempre, ragazzi. E poi vabbè, Crash, Spyro, i soliti che conosciamo tutti. 2. Una figura imbarazzante delle superiori. Ci sto pensando e per fortuna credo di non aver mai fatto figure di merda a scuola. 3. Ed ultima domanda. Che scuola superiore hai frequentato? Ho frequentato il liceo linguistico. Davide Alfieri mi chiede: immagina di avere a disposizione una macchina del tempo, in quale anno vorresti andare e perché? Credo che mi piacerebbe da morire, ragazzi, scoprire tante cose in prima persona, tipo dell'era dei dinosauri, che lo so che vi sembrerà una cosa assurda, però ragazzi, vorrei troppo vederli dal vivo. Anche se magari morirei tipo l'attimo dopo, cioè arrivo tipo con la macchina del tempo, vedo un tirannosauro e poi mi schiaccia con la sua zampa gigantesca, però insomma sarebbe stata sicuramente un'esperienza. E poi mi piacerebbe tantissimo visitare il mondo degli antichi egizi, ragazzi. Gianmario Bono mi chiede: ciao giocherina, grazie del tempo che dedichi per il tutto, grazie a voi. Volevo chiederti, oltre a Batman, quale altro supereroe stimi e conosci Kenny il guerriero? Un saluto. Ciao. Quale altro supereroe?
credo che quello che mi piaceva troppo da piccola insieme a Batman fosse Spider-Man, quindi ti direi Spider-Man. Mi è sempre piaciuto e mi piace tuttora comunque. Conosci Ken il guerriero soltanto di nominata, non ho mai guardato anime, non ho mai letto manga. Francesca Cambio mi chiede: ciao Joke, avrei due domande da farti. Uno, di che colore sono i tuoi occhi? Non credo che si vedrà mai bene, forse qua un po' meglio, però ragazzi ce l'ho tipo di un colore nocciola, tipo il colore più comune di sto mondo. 2. Quale stagione, inverno, estate eccetera, preferisci? Sei fantastica, continua così, grazie di cuore. Ovviamente ragazzi preferisco il caldo a prescindere, per cui ti direi primavera, estate. Peccato che tipo le mezze stagioni non esistano più, per cui ti direi estate tutta la vita, anche se ci sono momenti d'estate che impreco tantissimo perché magari fa quel caldo torrido che tipo ti devi fare 5 docce al giorno, quindi in quei momenti non tanto, però assolutamente l'estate. Odio il freddo, odio l'inverno, odio tutto. Pop Songs mi chiede: ciao Joke, quali sono le tue aspettative per il futuro? Ti sposerai e avrai figli? Se sì, continueresti YouTube dopo esso? Sei una fantastica ragazza e adoro i tuoi video, grazie mille. Le mie aspettative per il futuro non saprei, perché io dico sempre, cioè, bisogna vivere il presente, quindi non troppo starsi a fissare sul futuro, anche se a volte mi capita di farlo ed è sbagliato ragazzi, perché purtroppo del futuro non possiamo sapere niente. Conosciamo il nostro passato, ma il futuro è un grandissimo punto interrogativo, per cui starsi continuamente a scervellare su qualcosa che effettivamente non possiamo sapere come andrà e cosa ci sarà è inutile. Quindi aspettative, spero il meglio, insomma, ovviamente come lo speriamo tutti. Se mi sposerò avrò figli? Se mi sposerò credo di sì, sicuramente sarà con Rodrigo, però fra un po' di tempo ragazzi, perché i matrimoni, per quanto uno possa organizzarli semplici, costano tipo 2 reni e un occhio e 3 denti. Se avrò figli, questa è una bella domanda, non lo so, e attualmente, per come la vedo attualmente, ti rispondo di no. Sarà una cosa bruttissima da dire, però ragazzi su pareri personali non credo di essere la persona adatta per dedicare la propria vita e se stessa completamente a una creatura che metto al mondo io, e l'idea mi terrorizza, quindi non credo che avrò figli. Però sai com'è, sto appena dicendo, il futuro non si può sapere niente, mai dire mai. Continuerei con YouTube? Assolutamente sì, se magari ragazzi la cosa ingrana e arriva a 10.000, che una volta arrivati a 10.000 poi si va spediti verso l'infinito ed oltre, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, allora ne ho saltata qualcuna, mi dispiace se ne ho saltata qualcuna, ma nemmeno voglio far durare troppo questi video, per cui ringrazio comunque a prescindere tutti quelli che mi hanno fatto qualche domanda. Se avete nuove domande ragazzi, mi raccomando, lasciatemele qua sotto in commento, vi invito di nuovo. E vi ricordo ragazzi che questa sera fra le 20.30 e le 21 sarò in live, mi raccomando. Che c'è? Che stai facendo? Che fai? Si è detto tutto. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. A te e a tutti, ciurma la giocherina. Ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.